Il futuro della Pallacanestro Trieste è al centro dell'incontro in comune fra il general manager e neo membro del CDA della società sportiva Mario Ghiacci e il sindaco di piazza. Certo, domenica eravamo tutti al Pala Trieste, grande momento di emozione, 6.000 persone, insomma è un patrimonio. La Pallacanestro Trieste è un grande patrimonio della nostra città. Dobbiamo tutti attivarci, io per primo, per trovare le soluzioni. Nell'immediato 600-700.000 euro, e parlare anche del futuro, perché il prossimo anno avremo una squadra in Serie A e dobbiamo trovare gli sponsor. Però sono ottimista, perché credo che tutti ci chiuderemo attorno a questo patrimonio della città. Un incontro volto a delineare le possibili strategie per attrarre nuovi sponsor, a cui hanno partecipato anche il consigliere di amministrazione Marco Bono e Gianfranco Cergoli in rappresentanza degli sponsor locali. La cosa mi fa enormemente piacere, credo che non sia una sorpresa per la nostra città, perché il nostro sindaco c'è molto vicino, c'era vicino nei momenti di grande euforia e c'è molto più vicino in questo momento dove abbiamo momenti di preoccupazione. Vedo però in fondo al tunnel una luce e credo che oggi i discorsi che abbiamo fatto ci porteranno sicuramente a delle soluzioni che potremo chiudere la stagione in un certo modo.